Santina Cannella è stata ricordata ancora una volta al Liceo Ruggero VII di Caltanissetta. Il suo nome infatti rimarrà impresso sulla targa a lei dedicata e affissa sulla porta di un'aula a lei intitolata. Un'aula di questo istituto, l'aula 201, che è appunto la classe della sezione B, in cui, ecco, nel tempo, nella storia, la ragazza ha frequentato il liceo. Un telo rosso copriva la targa svelata, coinvolgendo anche alcuni familiari che hanno preso parte alla celebrazione durante la quale è stata anche proclamata socia d'onorem dell'Associazione Ex Allievi del Liceo Ruggero VII. Veramente una grandissima emozione, devo dire, perché era per noi una storia ormai dimenticata e che ne avremmo saputo veramente poco. Invece, dopo 70 anni, la polvere è stata tolta e tante belle manifestazioni, iniziative si stanno susseguendo quest'anno, una presso all'altra. Una concatenazione di eventi è stata prevista nel corso della mattina del 25 novembre all'interno del liceo in occasione della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, come la presentazione del libro Ti bacio quando torno di Cataldo Lo Iacono e Salvatore Lombardo, l'annullo filatelico e la cartolina celebrativa dedicata proprio alla giornata che ha voluto ricordare per l'appunto Santina Cannella e poi ancora performance e attività che hanno visto la partecipazione attiva dei ragazzi e ragazze della scuola. Per noi il giorno dell'eliminazione contro la violenza di genere, della memoria e del ricordo sono giorni di grande attualità e di attività educativa e formativa per le nostre nuove generazioni. Il liceo coreutico ha offerto una performance coreutica sul tema, molto commovente, emozionante. E altri ragazzi hanno presentato e preparato manifesti e cartelloni, altre opere d'arte che narrano la storia delle donne e della violenza su di esse, e altri hanno contribuito a organizzare l'evento, l'annullo filatelico, insomma molte classi coinvolte, gli studenti della rappresentanza studentesca e le autorità civili e militari che hanno voluto, insieme agli ospiti di Marianopoli, sindaco e la giunta, essere tutti uniti in questo sforzo del liceo Ruggero VII, di ricordare e di promuovere l'attività formativa utile alle future generazioni e a tutta la società.